You've been a very bad girl. A very, very bad, bad girl, Gaga. La televisione in cucina, come ognuno può vedere, non si svolge in cucina, ma nel salotto, insomma, nel tinello, non so come dire. Comunque non è importante che il contenitore fisico in cui si svolge l'incontro, ma sono importanti i contenuti. E intendo riferirmi a Mario Contardi e a Peppe Cosimato. Ho nominato Contardi perché sei in ordine alfabetico prima di Cosimato, seppur di pochissimo. Nessun problema. Seppur di pochissimo, ecco. Ci mancherò. No. Quindi, allora, come mai sono presenti sia Mario Contardi che Peppe Cosimato? L'argomento di questa sera non è, diciamo, non vorremmo che fosse di natura locale o localistica, cioè di parlare delle annose questioni di Frosinone, ma il tema principale, il tema del nostro dibattito ci piacerebbe che fosse, diciamo, che cosa accade sia all'interno del centro-sinistra sia all'interno del centro-destra. Allora, diciamo che adesso come adesso è di attualità quanto sta avvenendo all'interno del centrodestra. Cioè, vorrei capire un pochettino che cos'è, in che cosa consiste questa diatriba, questo contrasto tra Traffini e Berlusconi. Quindi la parola a Peppe Cosimato. Ma ritengo che, insomma, sia estremamente presuntuoso poter dire cosa accade esattamente, però da vari segnali, da vari sintomi, possiamo ricavare quella che può essere la sostanza della questione e della situazione. Sia PD che PDL successivamente sono nate prima come aggregazioni elettorali e successivamente come partiti, ma questo procedimento, questo processo è tuttora in itinere e ci sono queste febbri di crescenza, queste fibrillazioni che in questo momento comunque al centrodestra sembra che portino bene, mentre nel centrosinistra attualmente all'opposizione creano qualche problema. Però la sostanza non cambia, perché i partiti hanno comunque struttura, hanno comunque processi, hanno comunque un modo di agire e di rapportarsi che è identico per tutti. È chiaro che, pressate da quelle che sono state prima le elezioni nazionali, poi vicende regionali, poi fatti anche locali, come gli accadimenti in Regione Lazio, che non dimentichiamo è una regione importantissima, e anche quello che è accaduto in Regione Piemonte con tutti i problemi legati alla tratta super veloce, i problemi dei comuni, la Val di Susa e tutto quello che è legato a quel movimento. Diciamoci la verità. Se non ci fosse stato un ribaltone in Piemonte e nel Lazio, oggi come faremmo a parlare di vittoria della PDL? E questo però non può essere considerato l'assenso ad un fare che non è compatibile e concepibile all'interno di un partito. Il fatto che ancora non esista una direzione nazionale reale, un comitato centrale, una giunta esecutiva, che non siano standardizzati i processi decisionali, porta a queste fibrillazioni. Perché dobbiamo guardare anche all'aspetto locale? Noi ne dobbiamo parlare perché? Perché quello che alcuni esponenti chiedono
si verifichi in provincia, quello che alcuni esponenti chiedono si possa verificare a livello regionale, e siamo ancora in attesa di questa giunta, è quello che si è verificato a livello nazionale, dove qualcuno ha detto le decisioni debbono essere prese in un organismo che abbia il potere e la capacità per decidere. Non può essere l'imposizione di alcuno, e vanno necessariamente vagliate in uno di questi organismi o in più organismi. Mi sembra una cosa normale e banale. In questa situazione si vanno a inserire situazioni particolari, personali e correntizie. È inutile che si dica no, le correnti non debbono esistere, sono il male assoluto. Ci sono. Ancora oggi si parla in termini di Forza Italia e Alleanza Nazionale, si parla ancora in termini di DS e Margherita. Questa fusione, che è stata a freddo per tutti e due i partiti, non si è mai realizzata. E questo porta a queste fibrillazioni, a queste febbricole che danno fastidio, ma che non possono sicuramente arrestare un processo. Poi è chiaro, c'è chi punta i piedi, chi lancia messaggi, chi ritiene si debba procedere molto più celermente e duramente, chi pensa di poter approfittare di certe situazioni per ritagliarsi maggior fette di potere personale, ma non è di questo che ci dobbiamo occupare, perché sinceramente l'organizzazione, la struttura di un partito, ma soprattutto la standardizzazione dei processi e procedimenti decisionali è qualcosa di diverso e molto più importante, perché la corrente, il potere, la poltrona si può avere, si può perdere, ma la linea guida di un partito, di un raggruppamento, quella non può perdersi mai e non può essere ancorata a quello che è la decisione arbitraria, momentanea e istintiva di un qualunque leader. Senza voler sminuire il ruolo di alcuno, noi parliamo da appassionati della politica, non siamo neofiti, non siamo dei professionisti, siamo degli appassionati, fortunatamente raziocinanti, e con una indipendenza che ci consente di sederci intorno a un tavolo e parlare tranquillamente senza dover rispondere a nessuno, argomentando in modo pratico, logico e anche secondo buon senso. Questo non sempre accade, perché la politica alle volte ha delle logiche che sfuggono e sono legate a particolari veramente risibili e piccoli, ma di questo non è il caso di occuparci questa sera, anche perché purtroppo questa situazione di fibrillazione, sia nell'uno che nell'altro campo, si riverbera negativamente anche su quella che è la nostra provincia, il nostro comune.